Come Casa Artigiani Abruzzo siamo partiti dall'analizzare il dato Union Camere positivo, che appunto dà un saldo tra cancellazioni e iscrizioni alle Camere di Commercio abruzzesi positivo di 560 aziende, quindi uno 0,36 in valore assoluto. È un dato importante, però abbiamo chiesto nel contempo degli interventi alla Regione Abruzzo. Incontreremo l'assessore Febbo la settimana prossima e in più ci siamo incontrati anche con il comitato scientifico presieduto dall'avvocato D'Orazio e abbiamo fatto le nostre proposte come Casa Artigiani. Riteniamo importante innanzitutto che sul credito ci sia maggiore attenzione della Regione, soprattutto dopo l'insuccesso di quello strumento finanziario che è stato Abruzzo Crea. Con questa nuova liquidità si potrebbe rifinanziare per esempio la legge regionale 2017, la 10 del 2017, che appunto prevede delle erogazioni da parte dei confidi alle imprese. Sono state migliaia le imprese che negli ultimi anni sono state assistite ai confidi abruzzesi grazie a questo strumento finanziario. Abbiamo detto anche alla Regione di studiare un pricing politico, cioè un tasso di interesse, un costo di commissione prestabilito. Abbiamo anche detto alla Regione in materia di formazione che qualche proposta nostra deve avere la massima attenzione. Mi riferisco soprattutto al voucher Covid, che appunto abbiamo detto alla Regione si potrebbero dare 1000 euro a ogni ragazzo disoccupato regionale che vuole fare un corso di formazione, oppure anche una persona che è rimasta inoccupata dopo purtroppo questa brutta esperienza del Covid. Nello stesso tempo una maggiore attenzione per i corsi OSS, che hanno avuto la grande capacità di formare del personale che è stato veramente apprezzato nel momento della pandemia e comunque ogni giorno per anziani, per disabili, insomma gli OSS si sono affermati nel territorio regionale. La terza questione che abbiamo affrontato è la questione delle autostrade. Finalmente adesso c'è la riduzione dei pedaggi, c'è anche finalmente qualche viadotto che comincia a riaprire, però ci sono ancora tempi di percorrenza molto lunghi. Abbiamo assistito a un rimbalzo di responsabilità tra Autostrade per l'Italia e il Ministero, tutto questo deve finire, anche perché il turismo abruzzese ha già una serie di problemi e sicuramente la situazione delle nostre autostrade naturalmente non è un fattore positivo.